cominciamo così, perché parliamo di una favola. Una favola, una vera favola per tanti. Un sogno, una sfida, una storia. Che ha fatto storia, che ha fatto epoca. Sulle mie ginocchia, lo vedete, si parla di Dakar 2017, ma quando è nata la Dakar era il 1978. Un pugno di avventurieri partiva, forse senza sapere bene dove andava, che cosa faceva, se sarebbe tornato, perché c'è anche questa grandissima incognita alla Dakar, e soprattutto cosa avrebbe trovato ad aspettarlo. Allora era Africa, si viaggiava per mare, con la nave, poi si arrivava deserto, freddo, caldo, pietre, e per molte persone che nel 1978-79 facevano la Dakar, era la prima volta che magari andavano a vedere cosa c'era in Africa, conoscevano queste tribù, c'era un colore pazzesco perché si correva lungo queste piste vestiti come oggi forse ci si veste per andare a prendere il caffè, la tuta in pelle, gli stivali normali, sì e no qualcuno aveva i guanti. Ci sono delle immagini della Dakar che fanno vedere piloti che corrono col casco o col jet aperto e col sigaro in bocca. Questa era la Dakar allora, erano veramente degli avventurieri. Correvano mezzi come la Renault 4, le due cavalli, mezzi, la campagnola Fiat, che l'abbiamo portata noi italiani, tra l'altro. Le moto erano delle balene, avevano su tutti i tipi di bagagli possibili e immaginabili, perché non sapevi cosa ti aspettava, cosa poteva accadere, quindi ti portavi dietro veramente di tutto. Questo è stato l'inizio, questa era la Dakar. E poi sempre più persone se ne sono innamorate, e sempre più persone hanno deciso di sognare, di pensare che si poteva veramente fare qualcosa di straordinario, e di lasciare a quelli che rimanevano a casa la voglia di sognare e di seguirci anche mentre noi siamo là e lo raccontiamo da lì e poi quando torniamo e anche un po' prima di partire. E invece per coloro che partivano, farli sentire finalmente parte di una storia. Questo ha fatto la Dakar in questi anni, questo continua a fare anche oggi che si è trasferita. C'è sempre l'oceano di mezzo, in realtà prima per noi c'era il Mediterraneo, per noi italiani, adesso invece è proprio oltreoceano e siamo andati a scoprire delle terre bellissime, delle terre epiche che sono il Sud America. Abbiamo fatto in questi paesi l'Argentina, siamo andati in Argentina, siamo andati in Cile, siamo andati nel bellissimo Perù, siamo andati in Bolivia, quest'anno andremo, anzi il prossimo anno, andremo in Paraguay. Però io sono un po' pignola e quindi in realtà la Dakar quest'anno sarebbe Paraguay, Argentina, Bolivia, Argentina, perché in realtà la prima tappa è in Paraguay, poi si entra in Argentina, ci si sta un attimino giusto per acclimatarsi e poi si va in Bolivia. E la Bolivia sinceramente è la grande incognita di quest'anno perché non sappiamo bene cosa aspettarci. Fino ad oggi ci eravamo stati 2 o 3 giorni, questa volta ci stiamo 5 giorni e soprattutto Marcoma promette grandi cose. Una curiosità, l'anno scorso io sono andata per la prima volta in Bolivia perché le assistenze non ci potevano andare, invece l'anno scorso siamo andati sia noi giornalisti che le assistenze. Abbiamo scoperto una terra arida che ha poco, ma che quel poco lo ha regalato alla Dakar in questi ultimi anni ed è quindi una terra molto preziosa. Ma soprattutto abbiamo scoperto una terra che assomiglia in tutto e per tutto alla Mauritania e quindi ci fa pensare alla vecchia Dakar, a quella dell'Africa, che era veramente una gran bella Dakar. Ma attenzione, anche a quella in Sud America non manca nulla. Siamo arrivati alla conclusione della favola. In genere le favole si concludono con un "e vissero tutti felici e contenti". Ma la nostra favola in realtà non è finita perché è cominciata. In questo momento stiamo già cominciando a preparare le valigie per partire e quindi la finale sarà a fine gennaio quando si rientrerà dall'Argentina. Chi ci può aiutare a tracciare questa favola ancora? Qui ci ha aiutato Omero perché la Dakar oggi si chiama The Odyssey, quindi pensiamo all'Odissea. Ma una cosa molto simpatica che hanno fatto quest'anno gli organizzatori è tracciare una specie di una mappa di un tesoro. Eccola qua, parlano di 3 paesi attraversati, abbiamo detto Paraguay, Bolivia e Argentina, e una mappa del tesoro, ci vogliono dei pirati naturalmente e noi ne abbiamo parecchi, e ci vuole soprattutto un tesoro. Il tesoro, e ne parleremo al nostro rientro, è solo uno alla Dakar, e cioè il traguardo. A presto!